Buongiorno a tutti, io parlavo e non avevo premuto il tasto REC. Buon sabato, come state? Buon 21 agosto. Io oggi non sono andata a mare, anche se ci volevo andare, ma il tempo non è così. C'è il sole, però c'è molto venticello e io già me ne sono accorta stamattina quando mi sono alzata, ho visto che da lontano si vede il mare molto, diciamo, un po' mosso, non bello piatto. E poi ho appeso la biancheria e si muoveva, c'era un bel venticello che è aumentato. Perciò a me non piace andare a mare quando c'è quel vento che poi esco dall'acqua e mi dà fastidio. Ho preferito evitare, ho applicato altre cose che non mancano mai. Sono andata al centro commerciale qui nelle mie vicinanze, che mi dovevo prendere gli altri due volumi dei libri di Lucinda Riley, Le sette sorelle, perché sto finendo il secondo libro e mancano poche pagine e ho preso gli altri due volumi, così non, ogni volta non ci vado uno, un libro a settimana, così ne ho due. E sempre ora poi dopo ve li faccio vedere. Poi mi sono fatto un giro sempre da Zuichi, che è ormai il mio negozio per eccellenza, che se magari non è un negozio di cose di marca, di buona qualità, però io mi cambio, mi vesto, mi fa comodo. E mi servivano altre cosine, che non lo so, come voi ben sapete, a me le cose estive mi si rovinano più in fretta, mi servivano delle canotte e soprattutto ora vi faccio vedere dei leggings a pinocchietto che stanno a casa così. Allora, sono stata un po' scemotta perché ho dimenticato di dire alla commessa che avevo la card online. E infatti mi ha fatto pagare, ha fatto lo scontrino, però dopo aver fatto lo scontrino lei non può fare più niente. Mi ha detto me lo dovevi dire prima, mi sono persa 44 punti, per la miseria. Vabbè, ho speso 41 euro, no 44, 41. Allora, ho preso questi leggings a pinocchietto e ho preso i colori in base alle misure che erano rimaste. Allora, questa è una L, questo color borgogna, una specie di mattone, questo qua, ma io uso anche la M, però ho preso anche la L, questa qua, che mi è costato, vediamo se c'è in descrizione. €6 con lo sconto, questi qua. Poi ho preso un altro paio, però la taglia M c'era. E ho preso questo qua color bluette, blu chiaro. E la M sempre €6. Sono belli di cotone. Poi mi sono pesa, ho trovato questa maglietta, cercavo una maglietta fucsia da abbinare a dei pantaloni palazzo con i fiori che avevo comprato tempo fa da Talli, perché avevo comprato in abbinato una maglietta unico colore nera, però volevo mettere qualche cosa di più vivace, perché questi pantaloni erano a fiori con i fiori fucsia, non sempre quella cosa nera, e perciò ho trovato questa qua, che non so, forse è una taglia unica. Zuichi, no, non è taglia unica, è ML ed è venuta con lo sconto, ormai c'è fuori tutto, €5. Questa qua è buona perché non è molto molto lunga, perché i pantaloni sono con la cintura, perciò devono stare o con una maglietta più corta, con una maglietta all'interno del pantalone, e c'è questo riccio nei lati e questi fiocchetti molto, diciamo, estivi, di queste magliette che si usano così. Spero che mi vada bene, comunque è costata €5. Ora ho chiuso comunque con gli acquisti estivi, con queste cose. Basta, anche se vado lì al centro commerciale non devo comprare più niente di estivo. Allora, ce la devo fare. Poi ho preso delle canotte in offerta, che si erano rovinate. Ho preso questa qua color rosa, molto carina, e sul finire ha il pizzo, diciamo che fa di un modo di più elegante. E ho preso una taglia L, questa con lo sconto, pensate un po', soli €3. Non è carina per €3? Così.
Poi ho preso un'altra canotta. Questa volta è nera. Sempre una taglia L, sempre 3 euro. Mi piace perché ha questo, diciamo, questa manica, diciamo, questo scollo un poco più, non troppo minimal, e perciò copre bene le spalle, anche di dietro. È molto carina, con, diciamo, con il colletto a V, una specie di V carina, sempre comoda. Poi ho preso il pezzoforte, ve lo faccio vedere all'ultimo. C'è la parte dove hanno i bijou di bigiotteria. Ho voluto prendere un orologio, anche se è scadente, però per averlo in più. Questo qua di gomma, di plastica. Ho preso questa colorazione rossa perché c'era pure una specie di azzurro, come si chiama quello là, Tiffany, che era molto bello, però io poi quando vedo il rosso vado sul rosso. Qui si deve tirare la linguetta perché è fermo, e almeno me lo metto così per tutto quello che vale, però è costato 8 euro per questa cosa, eh. Comunque carino. Ha qui, diciamo, le righine per regolarsi per l'ora, 12, 3, vabbè, io mi regolo così. Poi è buono perché ha la cinghia. Questo qua è meraviglioso, solo che l'ho dovuto fare stringere, poi non lo sapevo mettere. Un pochino trafficoso, però di elegante, molto elegante, di oro rosa. Ora vediamo se me lo so togliere, penso di sì, perché da mio padre me lo sono fatto un po' allargare. Questo 8 euro, anche se è scadente, l'ho voluto prendere. Il pezzoforte, una cosa di abbigliamento che dovevo comprare, non avevo finora comprato, erano dei jeans, che è da tantissimo tempo che non compro jeans, e mi sono costati molto poco. Guardate un po', erano su un'arella e costavano, ho guardato la taglia, il modello, e mi sono costati con lo sconto soli 10 euro. Non so in origine quanto costassero, ho preso la taglia L, che poi non lo so, la taglia L, perché ho provato la 44 e mi stava bene qui dai fianchi, dalla vita, però mi stavano un pochino più, diciamo, sagomati nelle gambe. Io non li sopporto per ora, se li devo mettere ora ancora a settembre, perciò ho preferito questi, sono comodi comodi, sono la L. Questi qua sono qui. C'è scritto skinny, stretti sulla caviglia, diciamo. Mi piacciono molto perché sulle caviglie poi hanno questo, diciamo, queste non balze, ma questi pantaloni sono spilati, ecco, forse la parola giusta è spilati, con queste cose così, molto carina. Qui hanno dei piccoli strappi, guardate un po', ma sono minimal, piccoli. E anche qua queste cosine non sono troppo, diciamo, strappati, perché poi, e hanno questo lavaggio che va su, diciamo, scuro chiaro, ma più sullo scuro, che mi piace un sacco. Me li sono provati in camerino perché i jeans non me li volevo comprare così a mo'. E infatti ho fatto bene, perché poi, perché ero indecisa se prendere la 44, ma ho fatto bene a provarli, questi mi stavano. Sono più larghi, ma sono comodi, me li posso mettere ora poi a settembre. Quelli mi stavano benissimo in vita, ma mi stavano più sagomati, più stretti dalle gambe, ho detto no. Anche se io non devo ingrassare assolutamente. E questi qua, e sono venuti, che bello, solo 10 euro, sono troppo contenta. Perché ogni volta che cercavo dei jeans, anche da Terranova, 25 euro, non erano in sconti, non erano in sconto, oppure dovevi prendere tre pezzi, due pezzi, secondo te lo scontavano. A me non mandava, perciò niente. E ho preso questi. E con lo Zuiki ho chiuso. Per oggi, no, per oggi, per un periodo non dovrò comprare più niente. Soprattutto di cose estive, magari qualche cosa autunnale con le maniche lunghe, poi si vedrà. Perché comunque da Zuiki, anche senza sconti, non è che ci sono prezzi esorbitanti, certo.
Certo, a dire il vero, in base alla qualità dei tessuti, forse è meglio comprare con gli sconti, perché non ha una qualità, lo devo dire, non ha una qualità eccellente, però sono modaioli, io purtroppo io mi devo cambiare, non riesco a mettere cose per più giorni, devo avere i cambi, anche se mi piacciono le cose firmate, mi piacciono tanto. Mi volevo comprare delle mutandine a tre brasiliane, ma nel negozio grande non c'era tutta questa scelta e poi solo un paio costavano 4 euro. Sono andata da Intimissimi e c'erano persone, me ne sono uscita, anche perché in esposizione non ho visto niente, non lo so dove li tengono queste brasiliane, queste mutandine, li tengono nascosti, c'erano solo i giseni. Poi sono andata nel grande negozio di abbigliamento di MZ a comprare delle cose. Mi trovo bene con le cose da uomo perché costano di meno dei cinesi. L'altra volta ho comprato una maglietta a mio marito, carina, però con lo sconto 7 euro, è costata 7,10 euro. Invece qui c'era un'isoletta per uomo di magliette estive che costavano 4,99 euro. Allora ho detto, li prendo qui, perché lui andando al lavoro poi li rovina, li fa, li dice, purtroppo ha sempre bisogno. Infatti ho preso queste magliette per lui, c'era la taglia, c'erano tagli grandi, ma lui è magro magro, non ho trovato la S, ho trovato la M, ma sono della Covery Collection, può essere. Costavano in origine 10 euro, 9,99 euro. Qui qua c'è scritto Covery Collection. Boh, sarà con diciamo, il tessuto più scadente, perché Covery, comunque guardate un po', Covery. Però con lo sconto mi sono venuti 4,99 euro. Ma dove c'è scritto lo sconto? Boh, comunque erano, non credo, no, ma erano messi nell'isoletta dove erano scontati, solo che non hanno messo qui lo sconto nel cartellino, ma l'hanno messo solo nel cartellone principale dove erano esposti. Ho preso questa, proprio tipicamente estiva, e poi quest'altra, sempre di un blu scuro, purtroppo non ho potuto spaziare con i colori perché poi le taglie non c'erano. E questa qua, questa non è di Covery, è sempre una M ed è Sky. Boh, questa qua, alle volte quella mi è costata di più, no? Ma no, era messa nello stesso bancone. Questa M che mi sembra un pochettino grandina per lui, però se la metterà, che poi magari quando io la lavo si stringe un po'. Purtroppo la sua taglia precisa sarebbe la S, in base a come vestono, però c'erano taglie per persone più abbondanti. E niente, questa qua. Con l'abbigliamento per mio marito ho chiuso. Come vi ripeto, dovevo prendere degli slip, ma ho guardato e riguardato, niente, poi non ho preso niente. Passiamo ai libri. Ai libri ho preso gli altri volumi delle Sette Sorelle di Lucinda Riario, ho preso l'altro capitolo dopo a Ellie nella tempesta e la ragazza nell'ombra, che parla della storia di un'altra sorella che è di Star. Poi magari ve la racconterò la storia, oppure no. Sempre 12 euro. 12 euro, non so se potete vedere qui. E poi l'altro capitolo che è la ragazza delle perle. Questo qua. Che parla dell'altra sorella, diciamo quella là, proprio le due sorelle proprio che stanno sempre unite, sono Star e Cece. Questa parla di Cece. Va bene. Con questo è tutto, io vi ho mostrato tutto quello che vi dovevo mostrare. Ah, oggi ho ritrovato la collana, quella rosario che mi era caduta dai miei genitori. Io ieri, triste, ma dove è caduta? Dove l'ho persa? Perché ieri sono rimasta a casa, non è che sono andata a casa dai miei, oppure qua un attimo da mia cugina. Ho
Ho detto, ma l'ho persa e ci tenevo, questa è buona di metallo. E infatti c'ero andata pure, se non la trovavo, per comprarmene un'altra. Meno male che l'ho trovata, era nella stanza da letto dei miei. E mia mamma me l'ha posata, me l'ha fatta ritrovare. L'ha trovata. Perciò, niente, io con questo è tutto. Scusatemi se mi dilungo troppo, anche su cose che magari a voi non interessano. Io vi saluto e ci rivediamo alla prossima. Non so se questo video però lo caricherò lunedì, perché ieri già me ne ho caricato un altro. Vi lascio riposare, vi faccio vedere un video, quello di ieri, che mi pare che parlava dei prodotti Avon, se ancora non l'avete visto. E poi magari lunedì mi metto questo. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento a tutti e alla prossima, grazie. Ah, qualcuno mi chiedeva se facevo un video sulla borsa che sto utilizzando, cosa c'è nella mia borsa. La borsa la dovrei cambiare, però non voglio una borsa scadente che poi dopo un mese si rovina, perciò ancora non ho comprato niente, ma non vorrei neanche una borsa molto costosa. Magari poi vi farò questo video, cosa c'è nella mia borsa. Va bene, vi saluto e per ora arrivederci. Ciao e grazie per tutti gli iscritti. Ciao.